Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono qui per presentarvi la mia esperienza lunga più di una settimana con il nuovo Motorola Razr, ovvero il telefono pieghevole lanciato sul mercato italiano da TIM giusto qualche giorno fa. 1599 euro di acquisto, vale la pena spenderli? Torniamo dunque sul luogo del delitto. Abbiamo già visto nei giorni scorsi una presentazione veloce delle prime impressioni dedicate al Motorola Razr, invece adesso entriamo in una recensione vera e propria. Allora, abbiamo detto che nella custodia di questo prodotto, che si vende solo nei negozi TIM fino alla fine del mese di febbraio a 1599 euro, il caricabatterie, il cavo per la ricarica, cavo per l'auricolare con la connessione USB Type-C, e poi non riuscirò mai a toglierlo. Qui dentro c'è anche, io dovrò litigare, cioè ecco che è arrivato il piccolo connettore con USB Type-C, che diventa invece 3,5 mm per le cuffie, sempre questa confezione molto particolare con la base che diventa una cassa di risonanza per l'ascolto della musica. Allora, il telefono, io intanto vi faccio notare una cosa: vedete al centro, vedete questi punti, vedete qui e qui. Questo è l'effetto di qualche giorno di utilizzo. Io non so che cosa sia esattamente successo, però vedete che c'è questo avvallamento nel display che mi preoccupa non poco. C'è anche un aspetto che avevamo già visto qualche giorno fa, cioè ecco questo suono che avete sentito nel momento in cui il telefono viene chiuso. Conosciamo già il display esterno. Voi essenzialmente per l'interazione con il display esterno sollevate verso l'alto, avete anche la possibilità, adesso mi chiede di sbloccare con il codice, avete la possibilità di interagire con il vostro oggetto. Vedete, potete essenzialmente utilizzare la risposta vocale per inviare il vostro messaggio, e una volta che avete terminato potete semplicemente spedirlo. Vedete, io adesso ho atteso qualche secondo, semplicemente premendo su questo pulsante potete inviare la vostra risposta, no? Quindi queste le interazioni che avete con il vostro telefono, queste sono le varie notifiche che sono arrivate. Il comando della musica è una delle cose che avete a disposizione. Aprendo il telefono, due modi per interagire con il telefono. Uno è quello di usare il sensore per le impronte digitali che vedete nella parte inferiore, l'altro invece è di utilizzare lo sblocco con il volto attraverso l'impronta, insomma il sensore fotografico, quindi la fotocamera da 5 megapixel che trovate come selfie cam, che viene utilizzata anche per lo sblocco. Vedete il movimento, guardate cosa succede, vedete che il display, quando voi chiudete il telefono, ha questo movimento molto particolare per cui arretra. Guardate, lo vedete adesso, no? Vedete, viene spinto verso il basso e poi c'è la chiusura del telefono. Vi ricordo che avete anche alcune interazioni, ad esempio con questo movimento accendete, oh perbacco quanto è brutto questo, e potete scegliere con la fotocamera principale di usare la modalità ritratto, di fare un video, di usare comunque le modalità disponibili della fotocamera anche a telefono chiuso, usando dunque la fotocamera principale, quella da 16 megapixel, che può fare riprese video anche 4K. Quindi potete girare un video in 4K senza aprire il vostro telefono. Potete ovviamente in questo caso controllare anche il volume delle suonerie, il tipo di notifica che arrivano sul vostro telefono. Potete rispondere anche alle chiamate in arrivo, ve lo mostro immediatamente, ma solo in modalità viva voce, a meno che abbiate un auricolare collegato. Allora, a quel punto è possibile, aspettate che adesso vi faccio vedere quando arriva la telefonata.
vedete, in questo momento arriva la telefonata, vedete, potete interagire con la chiamata in arrivo. Se lo fate, potete rispondere o con un auricolare collegato, tenendo il telefono chiuso, potete rispondere ovviamente premendo su quel display, oppure semplicemente aprendo il telefono. La cosa contraria, invece, il contrario avviene quando voi avete una telefonata in corso. Se c'è un auricolare, appena voi volete, potete chiudere il telefono e continuare la vostra conversazione. Se invece chiudete il telefono nel momento in cui non avete un auricolare collegato, chiudete anche la conversazione inesorabilmente. Quindi, insomma, potete essenzialmente buttare in faccia alle persone, scusate, non so per quale ragione non riconoscesse l'impronta, il telefono. Allora, vedete, c'è il feed di Google abituale che è da questa parte, con uno swipe verso l'alto fate l'accesso a tutte le applicazioni, quindi le applicazioni complete. Ovviamente con uno swipe invece dall'alto verso il basso potete accedere a quelle che sono le funzionalità, insomma gli shortcut del telefono. Per andare a quella che era la modalità Razor, diciamo legacy, quella del passato, basta attivare quel pulsante che avete visto negli shortcuts. Questo vi permette tra l'altro anche di fare le telefonate, mentre ad esempio se voi premete alcuni dei pulsanti come quello dei messaggi, vi porta direttamente, diciamo, ai vostri contatti, all'applicazione dei messaggi abituale, quindi da lì ritornate ad utilizzare il telefono nella modalità abituale. Personalizzazioni del Motorola sono quelle tipiche di Moto che trovate anche su alcuni altri dispositivi, no? Avete dunque a disposizione le Moto Actions, sono ad esempio lo scatto rapido, la torcia istantanea. Per la torcia istantanea basta fare un movimento tipo a martello, qui vengono indicate il controllo tramite il sensore, no? Quindi utilizzando essenzialmente la base del telefono, quindi questa che vedete, vi muovete in una direzione per fare lo scambio di applicazioni, oppure vi muovete ad esempio in questo modo per andare all'indietro, premete per tornare alla home, sollevate per chiudere le varie applicazioni. No, invece adesso noi lo facciamo per tornare, vedete qui io cambio applicazione in questo modo, invece con questo movimento vado all'indietro. C'è la possibilità con uno swipe con tre dita di catturare quello che è lo screenshot, di capovolgere per non disturbare, di sollevare per silenziare, controllare l'avanzamento con semplicemente il pulsante e poi di sollevare il telefono e di guardare lo schermo per sbloccarlo. Vi devo dire da questo punto di vista che insomma, toccare il display è la cosa meno indicata del mondo, meno lo toccate e meglio è. C'è la possibilità di avere lo schermo attento che rimane cioè acceso nel momento in cui voi lo state guardando, e poi il Moto Display, quindi la possibilità quando chiudete il telefono di avere le informazioni che ci sono qua sulla parte esterna, diciamo, del vostro apparato e che compare quando voi magicamente vi avvicinate al telefono. Vedete qui ad esempio io ho tutte le notifiche di oggi, una volta che sollevo posso andare a vedere le varie notifiche, no? Questo è il funzionamento poi dal basso, dall'alto, scusate, andate verso il basso e uscite dalle notifiche che appaiono in quella posizione. Fotocamera, ecco, qui siamo davanti ad uno dei primi motivi per cui usare questo telefono. Ecco, non so per quale ragione stia facendo così fatica a riconoscere l'impronta, cosa che invece fa di solito molto velocemente. Può essere che io abbia la pelle molto secca oggi e questa sia una ragione per avere qualche difficoltà. Allora, la fotocamera. Fotocamera che io ho usato in lungo e in largo, una fotocamera che vi permette di girare filmati 4K,
non una definizione esagerata, perché parliamo di 4K con 30 frame al secondo. Sappiamo che il sensore principale è abbinato anche con un sensore time of flight per avere la profondità, quindi avere la possibilità di captare la profondità a distanza. Diciamo che insomma la qualità delle foto non è esagerata. Intanto c'è un tema di un tempo di memorizzazione che non è immediato, non l'avete visto in questo momento, ma guardate ad esempio quanto tempo ci impiega per riprodurre la foto con la sua massima qualità, no? Prima apre una sorta di anteprima e poi arriva invece a farvi vedere la foto nella sua essenza. Diciamo che da questo punto di vista, insomma, Razor, rispetto alla promessa di best in class picture, oggi delude un po'. Anche la selfie cam da 5 megapixel con un'apertura 2.0, con la capacità di girare video a 1080 pixel con 30 frame al secondo, diciamo che insomma che lascia un po' il tempo che trova. C'è anche un altro aspetto che io vorrei sottoporre, cioè il fatto che quando voi aprite un po' di applicazioni che diciamo sono un po' demanding, no? Fate un po' di operazioni tutte insieme, adesso non ce ne sono aperte tantissime, però il telefono fatica un po' a essere reattivo e ad essere particolarmente veloce, oltre al fatto che tende a scaldarsi qui nella parte posteriore. Diciamo che il processore, forse il processore Snapdragon 710 con la dotazione di 6 giga di RAM non è esattamente quello che ci sarebbe voluto per un telefono molto evoluto come questo che stiamo vedendo. L'audio, voglio farvi sentire anche l'audio in viva voce, lo facciamo attraverso il player di Radio Number One nel giro di qualche secondo, giusto il tempo. Ah, poi vi devo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso mentre stavo guardando il player. Vediamo se adesso riusciamo a riprodurre, perché non vorrei essere collegato a qualcosa. Vediamo, togliamo l'altoparlante perché dovrebbe essere. Oh, vedete, ci siamo collegati essenzialmente e l'audio è comunque più che buono, diventa ancora migliore. Ecco, quando io faccio una cosa di questo genere, diciamo che aumenta il volume complessivo dell'audio, ma diminuisce completamente la qualità dell'audio stesso, cioè siamo davanti ad un prodotto che in questo modo perde totalmente la definizione audio. Allora, il display. Ecco, display, sappiamo con Plastic OLED che ha una diagonale da 6,2 pollici quando è aperto, sappiamo che ha più o meno 87 centimetri quadrati di dimensione, una superficie screen to body del 70%, peggiorata moltissimo, no? Da questo mentone finale dove c'è il sensore delle impronte, dove c'è l'attacco USB Type-C. Quando voi andate a vedere un video, lo facciamo adesso per qualche secondo per evitare di incappare in qualche operazione che insomma che sia quella. Ecco, quando voi vedete un video, vediamo se noi facciamo la riproduzione in tempo reale. Allora, essenzialmente vedete che Netflix, cerchiamo di andare avanti un po' di più, vedete Netflix va a occupare più spazio possibile, tutto sommato non è male questo tipo di occupazione del display. Se però voi andate a prendere ad esempio YouTube, che invece ha una gestione un po' diversa, lo facciamo immediatamente, ci vorrà una settimana adesso perché io riesca a coordinare tutte le mie azioni e a portarvi fino a vedere Mr. Gadget, zac, tic tic track. Io ad esempio so, guardiamo la riproduzione del Galaxy S20, vedete che le barre che rimangono con una riproduzione 16 noni, le barre che rimangono sono veramente tante, sono veramente ampie, no? Quindi tutto sommato diciamo che non sfruttate appieno lo schermo. Ecco, con le operazioni che io sto facendo adesso, tenete conto che insomma, questo telefono si sta un po' riscaldando.
tutto sommato non sto facendo niente di eccezionale se non il fatto di riprodurre un film, quindi un filmato. Non dovrebbe questo richiedere particolare sforzo per il telefono. Provo a fare un'altra cosa che vorrei farvi vedere, cioè aprire Real Racing. Può essere che io adesso debba rifare la procedura di configurazione, però vedete che in questo caso invece i 21 noni del telefono, qui c'è l'opzione per andare ad occupare tutto il display. Tutto sommato non ci serve neanche andare ulteriormente avanti, perché vedete come il display si è occupato completamente dal gioco, quindi in questo caso una soluzione estremamente gradevole, no? Quella che viene proposta dal display 21 noni di Motorola. Allora, nel complesso, definitivamente, peso che si sente abbastanza con i suoi 205 grammi, che sono diciamo più che udibili. Ricezione dal mio punto di vista buona. Qualità in conversazione ottima, anche se la sensazione che si ha quando il telefono è aperto e si usa insomma la parte di conversazione non è proprio esagerata. Per quanto riguarda invece ecco il display, io ripeto, torno a farvi notare questo particolare, lo si vede anche così, vedete quelle gobbe che io praticamente ho passato sopra il display un pannetto per la pulizia e mi è rimasto questo segno che non si è più tolto, vedete questi avvallamenti, uno qui e uno da questa parte, per cui adesso consulterò Motorola per capire quale sia la risposta. Quindi audio in conversazione buono, ricezione buona, ma con questa sensazione un po' di fragilità quando il telefono è aperto e si sta telefonando. Apertura e chiusura che per questo rumore che viene fatto dal primo minuto trasferiscono un po' una sensazione di fragilità. La batteria invece tutto sommato buona, l'audio in ascolto anche in altoparlante e l'audio anche per quanto riguarda insomma l'ascolto della musica tutto sommato di buon livello, anche se non esagerato, come ho appena ripetuto, no? Batteria direi più che discreta, ma questo telefono trasmette una sensazione di fragilità eccessiva. Io devo dire, sto usando da poco più di una settimana il Motorola Razr, ma se devo essere sincero, non sono soddisfatto. Mi piace tantissimo il design, adoro l'aspetto di questo telefono, adoro le dimensioni, per cui una volta chiuso si infila in tasca senza che neanche quasi ci se ne accorga, ma non vi nascondo che l'utilizzo di questo apparato mi lascia molto 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 perplesso, dovendo pensare se consigliarlo oppure no, non vi nascondo che sono in grandissima difficoltà. Avete visto dunque che la mia esperienza con questo prodotto non è stata esattamente superlativa. Dovendo scegliere tra questo dispositivo pieghevole e il Samsung Galaxy Z Flip, probabilmente opterei per quest'ultimo senza un attimo di titubanza. Certo, il design di Razr è più bello rispetto a quello di Z Flip, che insomma chiuso sembra un po' un portacipria, ma nel complesso la personalizzazione del software, la solidità, c'è tutta una serie di ragioni per cui insomma preferisco Z Flip. Chissà, magari nei prossimi giorni riusciremo anche a confrontare i due prodotti. Intanto vi dico, se dovete acquistare un telefono pieghevole, la domanda da farsi è: vale la pena spendere oggi una cifra di questo genere? Ma soprattutto, un display pieghevole serve davvero?